Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Marcus Phoenix e oggi proseguiremo con Metro Exodus. Dobbiamo salvare un tizio che si trova dall'altra parte di questo fiume, sopra una specie di struttura di gru. E adesso vedremo come arrivarci, perché questa zona è circondata da acqua e non so dove passare. Allora, qui non si va. Da qui sembra non si passi nemmeno. Farò un giro e controllerò la zona. Allora, siamo arrivati in questa zona dove sento delle voci e non credo che siano amiche. Meglio proseguire con calma. Infatti c'è un tizio legato. Credo che dovremmo liberarlo, forse ci darà una mano a capire come proseguire. Fuori uno. Mi hanno scoperto. Era normale. In fondo ho colpito. Ragazzi, sono ben equipaggiati. Dicevo, mi trovavo in una zona aperta, perciò era facile che mi scoprivano. Ho trovato una soluzione chimica, vorrei recuperarla. Ecco, ce n'è un altro. Sono parecchio difficili da buttare giù. Faccio prima con il corpo a corpo. Ce ne dovrebbe essere un altro. Ok, li abbiamo sistemati tutti. Scendiamo sotto e liberiamo il tizio. Ragazzi, non ho intenzione di cambiare armi per il momento. Vediamo se questo tizio può esserci di aiuto. These devils caught me on my way to the house of the fish. I had a penance from my father, Stellandius, and so I got about halfway, and then this got me. Oh, I see you're one of the heretics. But I tell you anyway, there is a cache here on this island. There is a device, but we can't use it. It's a sin, but you could. I'll just have some rest here before I go back. I'll keep praying for you to the starfish for the rest of my life. It might save your soul. Ragazzi, non è servito a niente salvarlo. Non mi ha dato informazioni utili, quindi continuerò a cercare un modo per arrivare a destinazione. Ragazzi, sono quasi 30 minuti che vado in giro e forse ho trovato la strada giusta, la via adatta per proseguire. Hit!
Saltiamo sopra questi tronchi. Ora controllo sopra la mappa. Infatti stiamo andando bene, credo. Ci dovremmo essere adesso. Scusate, fatemi controllare una cosa. Non ci credo. Il treno. Bastava prendere la via opposta al treno. Ragazzi, non me ne sono proprio accorto. Va bene, adesso proseguiamo. Sono andato girando per quasi 30 minuti quando la strada era di fronte a me. Non me ne sono veramente reso conto che stavo gironzolando a vuoto. Allora, questo tizio è pericoloso. Meglio andare con calma. Ovviamente quello ha fatto da allarme, quindi ne verranno altri di questi cosi. Il livello di sfida di questo gioco è abbastanza buono comunque. Le armi che porto non sono armi molto potenti. Infatti questa specie di revolver è molto buono da vicino, mentre quest'altra arma, il fucile d'assalto, ha dei colpi che fanno dei danni moderati, quindi bisogna tenere in considerazione le munizioni. Bisogna cercare di non sprecarle, perché comunque il danno non è eccessivo, quindi il nemico non muore. Soprattutto bisogna vedere che tipologia di nemico sia davanti. I mutanti sicuramente sono molto più resistenti degli esseri umani. Quindi in ogni situazione bisogna prendere la decisione migliore, utilizzare l'arma giusta. Ok, proseguiamo in questa specie di casa diroccata. Oh, ma che è? Ragazzi, mi ha fatto prendere un colpo questa cosa. Non me l'aspettavo proprio. Quindi adesso avremo a che fare anche con questa specie di mutanti. Qui sotto non c'è nulla. Saliamo al piano superiore. Sento degli spari. Proseguiamo per questa strada. C'è una voce in lontananza. Probabilmente è il tizio che dobbiamo salvare. Ok, prendiamo dei miglioramenti per la nostra arma e possiamo andare avanti. Un secondo però, fatemi controllare se ho dimenticato qualcosa. Infatti c'è un armadietto.
Prendiamo le munizioni. Ecco, in questo caso abbiamo preso dei materiali, sono sempre ottimi. Conviene che recuperiamo tutto, ragazzi, perché può servirci qualsiasi cosa in qualsiasi momento, soprattutto in quelle parti in cui magari ci troviamo sprovvisti di munizioni o altro. Ecco i mutanti. Conviene sbrigarci e salire. Da qui si scende, ho sbagliato strada. Meglio continuare per questa strada diritta. Prendiamo questa scala. Ragazzi, questi sono molto più coriacei di quanto pensassi. Sono dovuto scappare, ragazzi, perché il piano si era riempito di questi cosi. Perciò sono sceso, sono andato a cercare un po' di munizioni, perché sono rimasto un po' a secco. E soprattutto su sopra era impossibile girare oramai. Si era riempito di mutanti. Adesso risaliamo. Probabilmente qui sopra dobbiamo salire. Stanno arrivando nuovamente. Un colpo alla testa li uccide subito. Perfetto. Ragazzi, possiamo salire finalmente. Ragazzi, si sente poco l'accento russo. Well, it's a pleasure to meet you. Name's Krist, by the way. Are you from the train? Bet the locals wouldn't even talk to you guys. Open fire right away, didn't they? Of course, those dumb bastards. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology having destroyed the old world. So they don't exactly take kindly to smart guys here. Ragazzi, ci sta raccontando che i fanatici che ci hanno attaccati nello scorso gameplay hanno dato problemi anche a lui. Quindi non sono proprio grandi amici. I mutanti che abbiamo incontrato sono davvero coriacei. Non mi aspettavo questa difficoltà, diciamo, nell'eliminarli. Questo gioco presenta alcuni nemici più semplici e alcuni nemici che sono davvero difficili da buttare giù. Il livello di sfida è accettabile per questo gioco.
e per questo è molto divertente. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had the chance to pull off alone, but since you guys are also going east, now judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running. Oh, by the way, take the binoculars, I'll show you where everything is. Ok ragazzi, andiamo a prendere questo binocolo, eccolo qui, e controlliamo cosa ci vuole far vedere. Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Katya from the church should know better. I've never been to the bridge myself. There, to the right. Allora, quello è una specie di edificio diroccato dove sicuramente avremo una missione da fare. Starfish lived there, you know, stupid bastard. Even further right, see the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now. Quel ponte da dove ci hanno sparato. Quella è la chiesa dove stavano quei fanatici che nello scorso gameplay ci hanno dato qualche problema. E appunto, come ho detto, quel ponte è il punto da dove ci hanno colpito, da dove si trovano questi fanatici, la loro roccaforte. Scendiamo e vediamo dove ci porta il tizio. Here is my cave. And this is where I live. Not a palace, one. Oh, here's a bed. So if you're tired, my home is your home. Ok, quindi possiamo riposarci, probabilmente per ripristinare anche la salute. You can have anything you like here. Can't carry all the shit anyway. Come on, don't be shy. Mentre in questa zona possiamo craftare oggetti. Bene, la prima cosa che facciamo sono i medikit, perché sicuramente ci serviranno. Altro non mi serve per ora. Ok, andiamo a dormire. Così recupereremo l'intera salute. Bene, a questo punto credo che dobbiamo tornare al treno. Cosa c'è qui? Un'imbracatura. Quindi sicuramente dovremo calarci per una fune. E infatti ecco la fune. Ragazzi, sembra che Anna si sia persa. Oh, ma che? Ma quanti ce ne stanno di questi in giro? Ancora. Tirano degli oggetti. Ragazzi, l'arma si inceppa. Allora, sto cercando munizioni perché mi sono reso conto che il fucile d'assalto è a secco. Ma qui credo che non troverò nulla.
Comunque per oggi siamo andati abbastanza avanti. Quindi credo che per il momento mi fermerò. Quindi su questa immagine, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me. Ci vediamo a un prossimo gameplay. Ciao!